Bella raga, c'è il flash cazzo, benvenuti in questo nuovissimo video. Continuo a non capire perché Moretti non ci sta sponsorizzando. Moretti, se vedi questo video, sponsorizzaci. Devo spegnere il flash. Anzi, non ci sta perché siamo in galleria. Raga, stiamo andando a bere Valle San Pellegrino a vedere il cesso olandese. Attenzione. E poi ovviamente delle tavole. Ragazzo. Sì, questa qua è una cosa mega interessante. Praticamente stavo su Google e ho trovato questo tipo che c'ha un blog in cui recensisce l'ultimo Vespasiano, ma non è l'ultimo vecchio, perché lui, come lui dice, ne ho trovato uno a Bordighera, Imola. Potreste mandarmi le foto del vostro Vespasiano della vostra città? Te non a caso oggi siamo qui per vedere l'ultimo Vespasiano di Bergamo, o così credo. E siamo a San Pellegrino Terme. Provincia di San Pellegrino Bergamo. Comunque, come si dice a Brescia, è tradotto in italiano, gnari vecchi inchiappettati, giovani vecchi inchiappettati, ovvero gnari vecchi in qui là. Andiamo a vedere il Vespasiano e sono gasatissimo. Let's go! Adesso raga vi portiamo a vedere una fontanella razzista. Va. Riservata agli abitanti di San Pellegrino Terme. Questa qui è la fontanella, raga. Riservata agli abitanti di San Pellegrino Terme. Ok, bro. Ma non si ferma mai. Ok, bro, è una vena d'acqua, bro. Oh, guarda. Ok, bro. Si può fingare di brutto. Fingiamo, bro. Raga, questa qua è la videocamera che usavamo io e Robietto all'epoca, 2009, figa, regalata da mio papà. E funziona ancora, gomma. Se non usante, però un giorno lo prendono. L'epoca 2009. Fa freddino, eh? In confronto agli altri giorni. Oggi si sta bene. Meno 7. Impressioni di questo pisciatoio? Lo dico dopo che pisci. Si può, questa non si può filmare. No, certo che si può. Gli dico poter. Vabbè raga, contenuti nuovi sul canale di Robietto. Questo è un vero e proprio pisciatoio, come ad Amsterdam. Che assurdo. Non l'ho mai fatto in Italia. È stata la prima volta. Non volevo. Si è smontata la cazzo di macchina. Questa macchina, poverina. Guarda, che vanno giganti. Io vi dico solo che quando il Bless l'ha comprata, un proprietario ha rincontrato il Bless dopo 2 giorni ed è andato via così. Davvero? È scappato il proprietario. Quando ti ha visto 2 giorni dopo che lo salutavi, è passato lì così. Tranquillo, va, c'è 2 anni che ce l'ho. Non ho messo meglio. Ragazzi, stiamo cercando degli spot in outdoor. Tipo qua, Gheppini. Ma lì, quel tronco lì, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ma perché c'è un costume, raga? Mi scoccia andarli a skateare. Hai presente una ripresa di ride? Raga, ci gira un po' il cazzo star lì a fingarlo, perché a parte che non è troppo fingabile, ma poi è comunque un'opera d'arte, quindi si schippa. Oh, cos'è quel mega? Non è male questo. E raga, ho iniziato a fingarlo foto di trick e poi mi sono accorto che se cade lì non lo prendi più.
Quindi raga, anche questo spot è purtroppo bocciato, però è figo. Ok raga, questo qui era un cedro secolare. Se vi interessa la storia vi consiglio di leggere. È secolato. Leggete sta roba, mettete pausa. E non avevo visto questo, che è il Grand Hotel di Sampe, raga. Madonna, figata. Portare a casa. Io sei difficile stare qua. Raga, what? No, 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 no. Skating outdoor is this, man. No, vabbè, è fucking natural, brother. Skateboarding reale. Ma è nuova, figa. Portiamoci a casa il trick, però. Attack, attack, broski. Ma che... Dai. Oh. Tutto in controluce. Oh, mega pool da skateare. Cazzo, però se entro una fontana, fia, che sbatti. E raga, oggi vlog esplorazione. Ti puoi nascondere lì, se funziona. Mia, c'è ancora la gamba mezza sfasciata da sta sciatica che non passa. Ehi, guys, mi fanno camminare, porca di quella troia. Condivido. E sto mini golf è chiuso, raga. Facciamo una pausa qua, in mezzo alla natura. Vedo i pantaloni. Tra quanto si arriva a valle? No, la discesa! Oh! Giù a uovo, giù a uovo! Raga, siamo in una birreria artigianale. YouTube mi butterà giusto video per la musica, ma... Ascolta una roba, Red Beer. Ufficio artigianale. Ragazzi, Priula. Cioè, a parte che la birreria spacca, ma qualcuno può tradurmi discernimento? Saper dividere delle robe, quindi rendersi conto adesso di robe diverse. Vi leggo sta frase e mi dite voi cosa significa. Quando non manca il discernimento, scusa, il discernimento, ma come cazzo si legge sta parola? Quando manca il discernimento, la memoria può scomparire. Fate in Val Brembano, ma leggi le birre invece. Val Brembano, 10 gradi. Adesso scegliamo. Prossima. Vedere i tuoi occhi? Ah, che occhi da modello! E boom, dici? Cioè? In chi chiede consiglio c'è limitatezza, in chi lo dà c'è arroganza. LinkedIn. Sto dicendo... Oh raga, benvenuti. Siamo qua in uno degli MD più conosciuti e che gli... più dispersi di Bergamo. Guarda l'entrata. devi scavalcare. Ma che cazzo è? Nice. Wow, ridù. Maronna. Chiedi un trick finto. Perfetto. Di cosa parliamo, raga? Non per tutti, vecchio. Sì, pizza surgelata, raga. Ma spacca lo stesso. Siamo in America.